secondo me, e secondo anche colleghi giovani, perché ricordiamo il nostro è un tribunale molto giovane, sia in procura che nella giurisdizione giudicante, siamo prevalentemente giovani. Siamo giovani che non ci riconosciamo minimamente in quella che è l'immagine della magistratura che è emersa dopo gli scandali Palmara. Siamo giovani che hanno deciso di fare questo lavoro molto spesso perché cresciuti e nati poco prima delle stragi di Falcone Borsellino, quindi con quell'immagine di magistrato, con quella voglia di fare questo lavoro, poterlo fare per dare un senso di giustizia, non per accaparrarsi una poltrona o far parte di una casta. È per questo che abbiamo scelto anche con enormi sacrifici di fare questo lavoro, ma per farlo e farlo bene è fondamentale che ci vengano dati gli strumenti, le risorse, quindi come diceva prima la Presidente Guaschino, avere la possibilità di fare concretamente udienza con un assistente che mi aiuti, mi assista nello svolgimento dell'udienza, ma allo stesso tempo devo poterlo fare senza avere paura, avendo coraggio delle mie decisioni. E questo in parte con la riforma che verrà mi risulta più difficile, perché se decidessi di assumere una decisione coraggiosa, contraria magari a quello che è stato l'orientamento granitico da parte della Corte d'Appello, comunque più della Cassazione, dovrei fare i conti con la possibilità di essere sconfessata e di avere una permanente macchia nel mio fascicolo personale, a mio rischio, a mio totale rischio. Questo ad esempio non sarebbe stato, non è mai stato un problema finora e ha consentito a giudici di tribunali di merito di prendere decisioni importanti, decisioni rivoluzionarie che hanno completamente cambiato l'orientamento, come ad esempio è stato per il riconoscimento del danno biologico come danno alla salute pari per tutti, sia che il danneggiato sia un artigiano, un contadino, che sia il primo ministro o il più grande amministratore delegato della maggiore società di questo mondo, hanno lo stesso diritto alla salute ed è stata la giurisprudenza di merito a riconoscere a queste persone lo stesso risarcimento del danno biologico alla salute. Questo però fino al 74 non era considerato giusto, diciamo così, perché un danno biologico a una persona che guadagna poco vale poco, ma la salute è uguale per tutti. Prendere questo tipo di decisione a favore della cittadinanza è stata una decisione sicuramente importante, che oggi nessuno di noi si sentirebbe di sconfessare, ma che nel 74 fu una bomba.